Talks, oggi dedicato al transfer price e alla riconciliazione degli aggiustamenti in valore doganale. Si tratta di un intervento, di un argomento molto particolare che affronteremo cercando di darvi anche una prospettiva operativa, ovviamente, rispetto a quale possa essere la costruzione di una relazione adeguata con l'autorità doganale, che vedrete talvolta non è del tutto incline ad accettare questo tipo di riflessioni legate alla valorizzazione che siano generate da una policy di transfer price. Come sempre c'è la collega Aurora Marrocco, insieme Buongiorno a vi tutti. intratterremo su questi ambiti e colgo l'occasione prima di iniziare per ricordarvi qual è il percorso che stiamo tenendo in questa seconda serie, ringraziandovi ancora per la grande adesione che stiamo ricevendo, che stiamo rilevando. E anche ricordando che non solo per quanto possibile risponderemo alle domande che potrete fare in chat e ricordando che riceverete in ogni caso le presentazioni dopo ogni evento, ma anche cercheremo di avere, di darvi conto, di darvi seguito come abbiamo fatto sempre, ad ogni domanda che dovesse essere inviata per email, ci farà piacere darvi un riscontro, quindi anche in un momento successivo al webinar. Il prossimo evento, lo vedrete, è previsto il 12 maggio e sarà sull'origine, quindi sul Made in Italy e sull'origine preferenziale, tema anche questo molto caldo che sta impegnando le nostre aziende, soprattutto con la rinnovata vitalità data alla particolare materia, grazie all'accordo che è stato raggiunto con il Regno Unito, che obbliga tutte le aziende che abbiano una relazione qualificata con clienti britannici a gestire l'origine preferenziale. Ci torneremo dunque mercoledì 5 maggio. Oggi affrontiamo il tema della riconciliabilità delle oscillazioni di valore indotte in dogana dall'applicazione di una policy di transfer price e faremo un percorso che parte dalle radici del problema, quindi dalla creazione di un ambiente, di un ecosistema doganale intorno alla valorizzazione di una transazione internazionale. E faremo riferimenti tanto operativi quanto alla giurisprudenza che tanto in Italia quanto in Unione Europea si è già espressa su questa contiguità tra il valore doganale e le decisioni assunte a livello di gruppo rispetto alla valorizzazione da dare agli scambi tra entità che appartengono appunto allo stesso gruppo. Per qualificare, per comprendere quale sia la genesi del problema, non possiamo non fare riferimento alle fonti della disciplina doganale che si riferiscono a quanto è stato consolidato in ambito GATT, quindi nell'accordo, nel General Agreement on Tariff and Trade. Si tratta di un contesto, quello del GATT, che ha rappresentato la genesi di tutte le regole di ingaggio che tutti voi e tutta questa platea che ha una competenza internazionale deve affrontare nei rapporti con clienti e fornitori che siano residenti in paesi non unionali. Questo perché? Perché ovviamente le regole di cui stiamo parlando sono quelle riferite all'identificazione dei tre pilastri del rapporto doganale, che sono l'origine, di cui parleremo la settimana prossima, la classificazione, che rappresenta la coordinata che viene data ad un prodotto in termini di codici che sono utilizzabili in tutto il mondo del WTO, quindi quasi nel 98% del mercato globale, e naturalmente il valore. Per quanto concerne il valore, è uno degli aspetti che ha generato, tra le aree più interessanti del consolidato GATT, una serie poi di accordi diversi. Il valore è trattato nell'articolo 7 dell'accordo GATT, insieme ad altri punti che qui abbiamo evidenziato, che appunto riguardano il principio della nazione più favorita, i dazi antidumping e protettivi, così come l'eliminazione delle barriere tariffarie e anche la qualificazione delle modalità attraverso le quali si può fare un'integrazione tra diversi paesi. Stavo facendo riferimento prima al Regno Unito, uno degli esempi più recenti di modalità di integrazione, quindi di deal in qualche modo, è proprio l'area di libero scambio che è stata generata con il Regno Unito e che ha riportato il
la relazione tra Unione Europea e quel territorio ad una particolare figura che è prevista dall'articolo 24, che appunto concerne questo tipo di integrazioni tra stati diversi. Per quanto concerne il GATT, va ricordato che proprio con riferimento all'articolo 7 è stato fatto un accordo generale, il quale ha posto una serie di modalità, di criteri per la valorizzazione delle merci in transazioni tra due paesi che non facciano parte di un'unione doganale, quindi che non abbiano una relazione, non facciano parte di un unico territorio, che sono state pressoché riprese da quasi tutte le legislazioni domestiche e nel nostro caso sono state calate nell'articolo 70 del codice doganale unionale. Qui potete vedere infatti la contrapposizione tra ciò che è scritto nell'articolo 7 del GATT, che rappresenta la norma internazionale alla quale si ispirano le legislazioni domestiche, e quanto copiato ed incollato nel codice doganale unionale, nel regolamento 952 del 2013, il quale propone sostanzialmente gli stessi punti legati al fatto che in dogana si deve fare riferimento al valore di transazione. Questo è bene condividerlo perché lo faremo più avanti nel corso di questo nostro approfondimento, e che il valore rappresenta il prezzo pagato o da pagare. Dunque, è quello il riferimento al quale guarda ogni ufficio doganale quando debba accertare quale sia la base imponibile per l'applicazione di un dazio. Inoltre, lo vedete, e ci torniamo tra un attimo, l'articolo 60 pone come condizione, come caveat, che il compratore ed il venditore non siano collegati e in ogni caso che questa relazione non abbia influenzato il prezzo. Quindi qui troviamo, in un contesto di diritto doganale puro che nasce dal GATT, che è datato 1994 nell'ultima versione, ma che in realtà viene formato nei primi anni 50, troviamo un riferimento a quanto possa essere rilevante in una transazione la circostanza che due soggetti facciano parte dello stesso gruppo e quindi abbiano un collegamento che possa in qualche modo influenzare il prezzo. Quali sono dunque queste condizioni che si pongono rispetto all'esistenza o alla non esistenza di un legame? Se il compratore e il venditore residenti, lo ripeto, in due giurisdizioni diverse, quindi uno in Unione Europea, se la guardiamo dal nostro punto di vista, e un altro negli Stati Uniti, in Australia, in Sud America, ovunque ci sia la controparte della transazione, laddove questi soggetti non siano collegati, si fa riferimento al valore di transazione, che dunque è certamente accettabile da un punto di vista doganale, perché due parti che non siano condizionate da un rapporto intercompany certamente stabiliranno un prezzo che sia adeguato, coerente con la valorizzazione del bene che deve essere scambiato. Quando invece il compratore e il venditore sono collegati, e qui stiamo esaminando la questione sempre da un punto di vista strettamente doganale, il valore di transazione resta accettabile a condizione, lo vedete, che quel collegamento non abbia influenzato il prezzo e quindi non sia stata la merce valorizzata nella prospettiva di abbattere l'accertamento doganale, di sottrarre valore all'accertamento per avere un esito, un onere doganale complessivo che sia più contenuto rispetto a quello che diversamente si dovrebbe pagare. Per quanto riguarda il valore di transazione, vale ricordare, qui non è questa la sede, l'abbiamo già affrontato e ci torneremo nella nostra roadmap, che al di là del valore che è espresso dal prezzo pagato o da pagare, dall'importo pagato o da pagare, che si riferisce al valore del bene, ci sono una serie di elementi che la legislazione doganale e dunque anche la nostra giurisdizione considera come rilevanti ai fini della composizione della base imponibile. Tra questi, lo vedete a video, si fa riferimento a ovviamente le materie o alle componenti che abbiano partecipato alla formazione della merce importata, così come attenzione ad utenze di matrice e stampi. Su questi ultimi potremmo aprire una discussione ancora verticale, ma voglio solo attirare la vostra attenzione sul fatto che se si conviene con una controparte l'acquisto di un bene al quale diamo valore 100, e quel bene è stato realizzato con uno stampo, è di proprietà della società importatrice, società italiana che acquista uno stampo in Cina da Tizio,
Dice a Tizio di mandare sempre nel territorio cinese lo stesso stampo a Caio che realizzerà la scarpa, l'elettrodomestico o il telaio dell'automobile o qualunque sia il prodotto da realizzare. Quando viene venduto dal produttore del bene la merce, questa viene valorizzata a 100, si dovrà tenere conto anche del costo dello stampo, che deve essere aggiunto al valore dichiarato in dogana. Questa è una circostanza che segnalo perché talvolta sfugge alla rilevazione dell'azienda che importa, la quale non presta attenzione al fatto che il costo sostenuto per uno stampo dal quale siano stati generati prodotti poi importati nel nostro paese meriti un'attenzione doganale. E ovviamente questo vale ricordarlo perché diversamente ci si espone a possibili censure. Altro aspetto importante che qui vogliamo sottolineare, che ovviamente sarà oggetto già stato di approfondimenti in webinar dedicati, è quello legato ai diritti di licenza, o come in questo caso vedete gli assist, ai lavori di ingegneria, agli artwork, al design. Anche qua voglio ricordare che laddove si acquisti un prodotto che vale 100 e si riconosca un costo riferito al design che magari viene da casa madre, quindi c'è una relazione tra le parti coinvolte, questo debba essere parte del valore di transazione, quindi debba partecipare alla formazione della base imponibile per il pagamento del dazio, quando l'opera d'arte, di design, di ingegneria sia stata formata in un paese che non è membro dell'Unione Europea. Dunque, se io chiedo al designer statunitense di disegnare una maglia, mando il disegno in Cina, la maglia viene realizzata, la importo e dichiaro 100 valore della maglia, dovrei aggiungere, anzi devo aggiungere, anche il costo che il designer mi ha fatturato riferito alla realizzazione di quel disegno, perché così si possa comporre in modo adeguato la base imponibile per l'applicazione del dazio. L'altro aspetto rilevante su quale abbiamo fatto già un approfondimento verticale, lo rifaremo, è quello legato alle royalty, perché le royalty, soprattutto in rapporti infragruppo, possono rappresentare uno spostamento di valore da una all'altra entità del gruppo e quindi vanno esaminate in modo, come dire, in modo accurato, soprattutto identificando quando queste facciano parte della base imponibile. Voglio solo ricordare in questa sede, non è l'oggetto principale di questo nostro incontro, ma la royalty diventa dazibile se pagata ad un licenziante terzo rappresenti una condizione della vendita, e cioè laddove il venditore, che magari è residente, mettiamo in un paese terzo, in Cina, in Australia, negli Stati Uniti, non è disposto a vendere il prodotto se l'importatore non paga il diritto di licenza al licenziante. Laddove licenziatario e licenziante facciano parte dello stesso gruppo, la valutazione della royalty rientra nelle considerazioni che vanno fatte anche in un ambito di transfer price, perché ovviamente è chiaro che la valorizzazione della royalty possa spostare usure da una parte all'altra e quindi debba essere osservata in modo accurato anche da un punto di vista doganale. Andiamo allora a qual è il tema principale di questa nostra condivisione, ed è il fatto che esistono rapporti intercompany. Leggevo anche recentemente che ad oggi nel 100% delle relazioni che abbiano una dogana, il 65% ormai è rappresentato da rapporti intercompany, quindi esiste quella necessaria condizione per la quale un legame debba essere apprezzato per comprendere se il valore doganale sia accettabile o meno, lo vedevamo qualche slide fa. Allora, qual è il punto di questo nostro approfondimento? È che fino ad un certo momento storico, e lo vedremo tra un attimo, almeno fino al 2010, chi avesse applicato una policy di transfer price che vedeva la fissazione di alcuni prezzi nelle relazioni internazionali con, come dire, la possibilità di fare degli aggiustamenti a posteriori per poter applicare la policy e quindi, remunerare in modo adeguato le entità coinvolte, si esponeva ad una, come dire, ad un'anomalia doganale, perché dichiarato 100 in importazione e aggiustato quel 100 che diventava alla fine anno 90 o 110, si
eseguivano le adeguate, come dire, riconciliazioni ai fini delle imposte dirette, ma difficilmente si tornava in dogana a dire: cara dogana, io ho dichiarato 100 in un documento che è atto pubblico nella dichiarazione doganale, quel 100 ha assunto un diverso valore, più alto o più basso, e dunque ti chiedo, come prevede ogni giurisdizione domestica in ambito doganale, ti segnalo questa variazione e se il valore è aumentato ti pago il dazio sul delta in aumento, se il valore è diminuito ti chiedo di restituirmi il dazio sul delta in diminuzione. Ebbene, tutto questo, quando sia stato proposto, soprattutto nella prospettiva di ottenere un rimborso fino ai primi anni 10, direi in tutte le parti del mondo difficilmente trovava un riscontro da parte delle autorità doganali che non erano inclini a riconoscere un rimborso. E poi diciamo, presenta un altro problema, il fatto che nella medesima transazione, soprattutto nei paesi nei quali entrate e dogane sono rappresentati da due diverse autorità, come avviene anche in Italia, noi abbiamo un'agenzia delle entrate ed un'agenzia delle dogane che non hanno alcun punto di contatto se non nella figura del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Bene, le diverse valutazioni fatte in sede di accertamento vedono, se la guardiamo sempre dal punto di vista dell'importazione, la dogana ritenere un valore di transazione sempre troppo basso, chiedendone un aumento, magari aggiungendo quegli elementi che abbiamo visto poco fa rapidamente, quindi dicendo che esistono elementi che meritano di essere parte della base imponibile. Dal punto di vista delle entrate, invece, dal momento che quell'importazione rappresenta un costo, l'interesse per l'Agenzia delle Entrate è che quella stessa transazione abbia valore più basso, perché ovviamente più basso il costo, più ampia sarà la base imponibile ai fini della fiscalità diretta da parte in capo all'azienda che sta effettuando questo tipo di operazioni. E allora ci si pone in una contrapposizione che talvolta è perversa, perché la transazione è una, ma i punti di vista sono due distinti, opposti e talvolta del tutto conflittuali, e lo vedremo, si è tentato in ambito internazionale di trovare una sorta di mediazione tra le due diverse prospettive. Peraltro bisogna ricordare che quest'ambito è stato regolato in modo distinto negli anni, dall'OCSE per quanto concerne i profili legati alla fiscalità diretta, come tutti sapete, e dunque con le linee guida che hanno tratteggiato le modalità, i metodi di transfer price con i quali poter gestire la valorizzazione dei rapporti intercompany. Dall'altra è certamente il GATT, il quale ha proposto il criterio che abbiamo visto poco fa, poi mutuato nel codice doganale unionale, per il quale sostanzialmente ci si era limitati a dire che è accettabile un valore di transazione da un punto di vista doganale laddove il legame tra le parti non abbia influenzato il prezzo. Però soluzioni operative non sono state date se non quando le due diverse autorità, la World Customs Organization, quindi il WCO, e l'OCSE, si sono incontrati in due diversi eventi, nel 2006 e nel 2007, con ciò con dividendo le diverse prospettive e soprattutto prendendo atto del fatto che gli operatori a livello internazionale, in un mercato globale in costante espansione, speriamo soprattutto adesso, dopo la vicenda che ci ha occupato nell'ultimo anno e mezzo, debbano avere modo di poter gestire queste oscillazioni di concerto con le autorità, anche quando le autorità siano distinte, entrate e dogane, senza dover avere, come dire, appesantimenti burocratici, ma soprattutto senza temere contestazioni. E qui arriviamo a quello che vi raccontavo, cioè a qual è stata la presa d'atto formale da parte delle autorità doganali a livello globale con le istituzioni internazionali che le rappresentano, rispetto alla problematica del transfer price. Dico presa d'atto perché vi accennavo che abbiamo diverse, come dire, evidenze nel mondo di situazioni per le quali multinazionali si sono proposte prima degli anni 10 alle autorità doganali per chiedere rimborsi rispetto a valorizzazioni che avevano subito un decremento proprio in esito all'applicazione della policy. E difficilmente, un po' a macchia di leopardo, nei paesi che fanno parte della World Customs Organization è stato riconosciuto un rimborso. Allora, dunque, è stata avvertita l'esigenza
di qualificare la rilevanza del transfer price anche in dogana, perché qui la risposta era pressoché unanime da parte degli uffici doganali a cui venivano presentate le richieste di rimborso. La risposta era: noi facciamo diritto doganale, non è rilevante per noi l'applicazione di una policy di transfer price, quindi ci stai chiedendo un rimborso, per noi il rimborso non ti può essere riconosciuto, anche se effettivamente il valore che hai dichiarato ha subito un decremento per effetto dell'applicazione della policy. Ed ecco dunque che nel novembre 2010, lo vedremo tra un attimo, finalmente l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che ripeto è la massima istituzione doganale a livello internazionale ed è composta da tutti i paesi membri che ne costituiscono anche parte integrante, si è espressa dicendo che finalmente la policy di transfer price deve avere rilievo in dogana, e cioè la dogana non può rifiutarsi, qualunque sia il paese nel quale ci si siede e si voglia aprire una discussione, non può rifiutarsi di esaminare questa particolare area e di dare all'utente, all'operatore economico, una risposta in termini di, come dire, spendibilità dei transfer price adjustment che vengono applicati a posteriori. Lo vedremo in questo percorso, diciamo, di evoluzione del pensiero doganale rispetto all'applicazione delle transfer pricing policy. Ci sono state poi delle interessanti prese di posizione da parte della Camera di Commercio Internazionale in un policy statement che poi è stato, lo vedremo tra un attimo, assorbito dalla stessa Organizzazione Mondiale delle Dogane in una propria guida che è stata varata nel 2015 e poi, dopo BEPS, è stata aggiornata. Ma vediamo qual è il punto di partenza sul quale poi, ed è questo l'obiettivo che poi ci prefiggiamo, può, come dire, essere costruita una relazione con tutte le autorità doganali del mondo. Pensate ad aziende, e questa platea certamente ne ha rappresentate moltissime di queste, che producono in Cina, importano in Italia, esportano in 70-80 paesi del mondo ed applicano attraverso, come dire, le dichiarazioni delle diverse consociate una policy di transfer price che impatta sulla relazione doganale e che non può permettersi, da una parte, di vedere delle contestazioni perché ci sono state oscillazioni non documentate, dall'altra, direi, soprattutto in questi tempi, non può permettersi di rinunciare ad un legittimo rimborso solo perché la dogana si, come dire, dichiara incompetente rispetto ad una policy di transfer price. Ed è questa la chiave di volta che introduce il tema in dogana, perché il commentario 23.1 dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane prende atto, certifica che un'indagine sui prezzi di trasferimento che sia presentata da un importatore può essere una buona fonte, quindi non può sottrarsi l'ufficio doganale di riferimento a prendere atto che esiste una policy e che questa debba essere sicuramente considerata. Ora, rispetto, diciamo, alla questione della rilevanza, la Camera di Commercio Internazionale è una fonte qualificata. Voi sapete, tutti quanti voi avete, come dire, quotidianità con rapporto internazionale e usiamo tutti i giorni le clausole Incoterms che, sapete, sono state introdotte dalla Camera di Commercio Internazionale come consolidato di Lex Mercatoria, anche a suo tempo intese come un suggerimento di facilitazione dei rapporti tra parti residenti in giurisdizioni diverse, quanto alla suddivisione delle responsabilità reciproche e ai costi di spedizione. Ecco, gli Incoterms proposti, come dire, in chiave interpretativa da parte della Camera di Commercio sono ora presi a base in tutte le diverse, come dire, documentazioni formali che sono proposte in dogana. Voi sapete che nel DAU, nel documento amministrativo unico che viene presentato in import o in export all'autorità doganale unionale, c'è una casella dedicata alla clausola Incoterms. Questo per raccontare come l'indirizzo, l'orientamento espresso a suo tempo in quella sede sugli Incoterms dalla Camera di Commercio Internazionale sia diventato ora vincolante, direi imprescindibile nelle relazioni internazionali, anche per misurare quale sia la base imponibile, proprio con riguardo alla differenza che esiste, per esempio, tra un Ex Works o un DTP nella determinazione del valore doganale. Bene, pari dignità dunque avranno e danno le indicazioni, e lo abbiamo visto anche in termini operativi, ne parleremo,
che la stessa Camera di Commercio ha finalmente dato nel suo policy statement nel 2012. Il policy statement della Camera di Commercio inquadra il problema del transfer price e, diciamo, riporta all'attenzione della comunità internazionale, cui si rivolge la Camera di Commercio internazionale, riporta una serie di problematiche che possono essere superate, direi con ragionevolezza, di concerto con gli uffici doganali. Innanzitutto il fatto che l'amministrazione doganale, ma in realtà questo è un ribadire ciò che avete visto, il WCO aveva già detto nel 2010, l'accettare il concetto di libera concorrenza è ovviamente riportarsi ad una valorizzazione doganale che tenga conto dell'esistenza di un rapporto intercompany. Nella proposta numero uno, la Camera di Commercio Internazionale pone innanzitutto una, come dire, un'indicazione che è, potremmo dire, lapalissiana, cioè fa riferimento, invita gli operatori pubblici e privati a ricordare che la valorizzazione, che la determinazione di un importo in dogana deve fare riferimento al valore di transazione. E questo è accettabile se i legami che evidentemente possano essere rilevati tra compratore e venditore non abbiano influenzato sul prezzo. E in questo, diciamo, rilevare l'importanza dell'esistenza di un legame, la Camera di Commercio Internazionale pone un punto interessantissimo nella proposta numero 2, e cioè dice che l'amministrazione doganale, quando ci siano delle rettifiche in aumento o in diminuzione dei prezzi di trasferimento che siano generate da un aggiustamento compensativo, ebbene queste devono essere accettate, e devono essere accettate anche, attenzione, quando queste siano il risultato di una verifica fiscale. Stiamo dicendo, o meglio, sta dicendo la Camera di Commercio Internazionale con questa proposta numero 2, che vedrete tra un attimo, è stata interamente assorbita dalla guida del WCO, con ciò diventando un riferimento vincolante per le autorità doganali, che laddove dichiarato 100 ci sia un'oscillazione di valore che possa avere due diverse fonti di innesco. La prima, una transfer pricing policy per la quale a fine anno la società decida che quel prezzo è diventato 90 o 110, ebbene in questo caso deve essere riconosciuta la spendibilità dell'oscillazione ed accettata dall'autorità doganale, la quale, laddove, lo vedremo tra un attimo, esista un incremento, ovviamente potrà applicare il maggior dazio. Laddove però ci sia un oggettivo decremento del valore documentato, avrà titolo l'operatore che ha operato questo aggiustamento volontario di ottenere rimborso sul dazio, ma questo verso tutte le dogane che aderiscono al contesto dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane, che sono, ricordo, 188, cioè sono rappresentante 188 dogane nel consesso dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane. Ma l'altro aspetto è parimenti interessante, quindi da una parte un aggiustamento compensativo volontario, dall'altra quando il mutato importo riferito ad operazioni di importazione, ma anche di esportazione, attenzione, sia frutto di una verifica fiscale. In altre parole, sta dicendo la Camera di Commercio Internazionale, e questo principio viene riproposto, come dicevo, nella guida della WCO, che laddove una società subisca una verifica, mettiamo dall'Agenzia delle Entrate ovviamente, e l'Agenzia delle Entrate non riconosca il valore 100 in importazione e dica: questo 100 è troppo elevato, devi riportarlo a 90, 80, 70, e quindi su questo si basi l'accertamento ai fini della fiscalità diretta, teso a, come dire, dare maggiore ampiezza alla base imponibile per l'applicazione appunto della fiscalità diretta, ebbene la società deve avere il diritto di riportare quella compressione di valore operata per effetto dell'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate in dogana, dicendo all'ufficio doganale che il valore che aveva dichiarato 100 è stato ritenuto più basso da altra amministrazione fiscale. E dunque su quella rettifica devono essere riconsiderati i dazi. L'esempio che ho fatto, se 100 era stato dichiarato e se l'accertamento conclude che in realtà quel 100 doveva essere 70, ecco che abbiamo
un delta negativo sul quale la società ha pagato un dazio negli ultimi 3 anni, mettiamo, e per gli ultimi 3 anni avrà diritto ad ottenere un rimborso. Questo principio non è nazionale, lo voglio ricordare ancora una volta, ma è un principio che è proposto a tutta la comunità internazionale dalla Camera di Commercio ed è stato questo recepito ovviamente dalla WCO. C'è però un aspetto tecnico, diciamo, che segue il riconoscimento della bontà della rettifica o della compensazione volontaria, che è quello di come poi regolare, come dire, il pagamento del dazio sul delta in incremento o ancora meglio, la richiesta del rimborso sul delta negativo. Tutti voi avete confidenza con il rapporto internazionale e sapete che la determinazione di un dazio segue il codice di classificazione di un prodotto. Per cui se, facciamo il caso più semplice, un'azienda importasse rasoi elettrici, che se non ricordo male hanno come codice 8510, quindi mi riferisco alle 4 cifre della voce doganale, ebbene, laddove dichiarasse 100 e quel 100 divenisse 90, dovrebbe calcolare il delta o la quota parte di rimborso, se diventasse 110, la quota parte di maggior dazio sull'aliquota applicabile a quel codice di classificazione. Quindi avremmo una base imponibile, il delta, e avremmo per quell'unico codice l'aliquota applicabile. Tuttavia, la complessità del mercato internazionale vede la maggior parte dei casi, nella maggior parte dei casi, delle operazioni per cui c'è una varietà di codici di classificazione. Chi importa componenti nel settore automotive, chi importa prodotti tessili, partendo dal cappellino, arrivando fino ai pantaloni, passando per le scalzature o prodotti di pelletteria, i quali tutti hanno codici di classificazione diversa. Allora, per capire quale sia il maggior dazio da pagare su un delta o quale sia il rimborso da chiedere su un delta negativo, la soluzione che propone la Camera di Commercio Internazionale è quella di applicare un'aliquota media ponderata che sia calcolata dividendo l'importo totale dei dazi che siano stati corrisposti durante l'anno per il valore doganale che è stato dichiarato. Quindi è come dire, una modalità semplicissima che si risolve, direi, in un istante, perché l'obiettivo di questa indicazione è dire: io ho importato nell'anno 10 milioni di merce. Ho pagato nell'anno i dazi che sono stati riferiti ai singoli codici di classificazione. Per effetto della Transfer Pricing Policy, ora abbiamo visto un attimo fa, per effetto di un accertamento, quel valore 10 milioni diventa 9. Allora, per comprendere quale sia il tenore del rimborso, bisognerà identificare l'aliquota media ponderata e su quella calcolare l'importo che potrà essere richiesto. Qual è la grande differenza rispetto all'approccio tradizionale? L'approccio tradizionale non si risolverebbe in un calcolo così, come dire, elementare. L'approccio tradizionale in dogana, salvo diverso accordo, e su questo anche ci torneremo tra un attimo, è quello di fare una revisione bolletta per bolletta, codice di classificazione per codice di classificazione, che pensate renderebbe questa attività davvero impraticabile. A noi è capitato il caso di un'azienda che fa 130-140 mila operazioni l'anno e che aveva bisogno di riportare il transfer pricing dogana. Ebbene, abbiamo convenuto, ma questo a livello di vertice dell'agenzia delle dogane, che sarebbe stato oggettivamente impossibile sedersi a fine anno e, facendo valere i delta dettati dalle policy, e riemettere 130-140 mila bollette. Questo avrebbe impegnato tutta la dogana nazionale per anni. Allora, qual è la soluzione che segue il filone della indicazione della Camera di Commercio? È stata quella di dire: io ti segnalo quale sia l'entità del delta su base annuale e saprai dunque quale sarà la quantità di valore sulla quale la dimensione del valore sulla quale si potrà calcolare o il rimborso o nel caso il maggior dazio, proprio seguendo queste linee guida. Qual è il risultato? Che non si fa revisione dell'accertamento, che l'autorità doganale è edotta del fatto che esiste un'oscillazione e che il metodo con il quale si determini eventualmente il maggior dazio o il rimborso è condiviso tra le parti formalmente e prima delle operazioni che poi saranno oggetto di valorizzazione. Ovviamente, come vedete,
la prospettiva che dà la Camera di Commercio si preoccupa anche degli esiti di queste oscillazioni sulla posizione soggettiva delle aziende, chiedendo che non ci sia l'obbligo di presentare una dichiarazione modificata, che è quello che stavo dicendo un attimo fa. Se semplificazione deve essere, non si può pretendere che si richieda una revisione per ogni singola bolletta. Non ci sarebbe, come dire, motivo di ricorrere ad un ufficio doganale per riequilibrare i valori, perché sarebbe tale e tanto il costo del tempo che non forse meriterebbe la cosa di restare così com'è, in attesa eventualmente di confrontarsi durante una verifica fiscale. E l'altro aspetto è che chi voglia operare con rettifica, in aumento, diminuzione, quindi per esempio con una compensazione volontaria che discenda da una transfer pricing policy, ovviamente non deve essere esposto al pagamento di alcuna sanzione, perché viene fatta una disclosure, viene fatto un accordo e dunque non può esserci alcun tipo di censura da parte dell'autorità doganale. L'altro aspetto interessante, diciamo, è più questo funzionale a come debba essere poi identificata la merce. Ovviamente si fa riferimento al fatto che ci siano merci identiche o simili per semplificare la relazione con l'ufficio doganale, o almeno che sia più facilmente, come dire, inquadrabile la fattispecie dell'aliquota, della codice di classificazione e di quant'altro serva per inquadrare l'importo che deve essere, diciamo, riconosciuto. Un altro aspetto interessante che è, come dire, fondamentale nell'evoluzione che ha avuto il contesto doganale guardando alle policy di transfer price è quello per il quale ci sia una documentazione dei prezzi di trasferimento che sia accettata dalla dogana, ma soprattutto che preveda un paragrafo dedicato a quali saranno i metodi, da un punto di vista doganale, per riportare le oscillazioni innanzi all'ufficio doganale. Voglio dire che, come sapete, nei rapporti intercompany, per quanto attiene alla gestione delle policy di transfer price, è previsto che le aziende si dotino di un master file e di country file, nei quali siano descritte le modalità, i tempi, tutti, come dire, tutte le coordinate di riferimento per la policy DTP. Ebbene, il suggerimento, l'invito della Camera di Commercio Internazionale è che questo master file contempli anche come viene risolto, da un punto di vista doganale, il profilo del transfer price. Dopo la Camera di Commercio Internazionale nel 2012, con il suo Policy Statement, si esprime l'Organizzazione Mondiale delle Dogane, la quale, ripeto, diversamente dalla Camera di Commercio Internazionale, che propone delle chiavi di lettura non vincolanti, in realtà si pone come organismo che, nella sua competenza di massima istituzione doganale, può dare degli orientamenti che in realtà esprimono un vincolo nei confronti delle autorità che ne fanno parte. Nella guida, come vedete, il WCO segnala che è innanzitutto interesse dell'autorità doganale governare come dire, la realtà dei transfer price adjustment e soprattutto prende atto già nel 2015 la stessa Organizzazione Mondiale del fatto che il trattamento degli aggiustamenti di transfer price, lo vedete, è inconsistente nel mondo. La massima autorità doganale riconosce pubblicamente che c'è una scarsa confidenza da parte degli uffici di tutto il mondo rispetto a consentire agli operatori di poter valorizzare in modo appropriato la propria, come dire, policy. Peraltro, l'Organizzazione Mondiale delle Dogane ricorda a tutti gli interlocutori istituzionali, quindi a tutte le autorità doganali che fanno parte del consesso, che esiste un principio per il quale il rimborso, che è il punto debole, no, dell'approccio della dogana a questa materia, deve essere riconosciuto come previsto dalla Convenzione di Kyoto. Cioè, in altre parole, dire che se si è pagato troppo in un accertamento doganale fatto in sede di dichiarazione di ingresso, sia legittimo chiedere rimborso, non è qualcosa che giunge da, come dire, dall'OCSE o da chissà quale prospettiva, è la stessa Convenzione di Kyoto che prevede il principio per cui laddove si accerti che una base imponibile per qualunque motivo sia stata sovradimensionata, l'operatore che ne ha sopportato i riflessi ha diritto a chiedere un rimborso.
E dunque alla fine la guida del 2015, poi aggiornata nel 2018, riconosce che per poter prendere in considerazione l'ufficio doganale i transfer price adjustment, sia necessaria una policy che abbia una data precedente alle operazioni per le quali si chiede l'aggiustamento in dogana e che dunque sia stata, come dire, in vigore tra le parti prima della prima operazione per la quale si vorrà operare una riconsiderazione di valore. Ovviamente l'autorità doganale avrà facoltà di chiedere con anticipo quale sia questa documentazione dei prezzi di trasferimento, da qui appunto l'invito a qualificare la documentazione di transfer price anche con un paragrafo dedicato alla parte doganale e ovviamente potrà l'autorità doganale non soltanto prendere atto degli aggiustamenti, ma valutarli sia in un senso sia nell'altro, quindi sia in aumento che in diminuzione. Dopo le posizioni assunte dalla Camera di Commercio Internazionale e dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, è significativo il fatto che alcuni paesi, li vedete lì rappresentati, quelli che da un punto di vista fiscale chiamiamo evoluti, molto sensibili alle transazioni internazionali e alla fiscalità, ad essere anche tax friendly nei confronti dei propri operatori, si sono mossi e hanno subito assunto proprie determinazioni su come poter gestire il transfer pricing in dogana. L'Australia, per esempio, la quale con la disposizione che vedete a video, già nel 2013, quindi non vi sfugga la data, un anno dopo lo statement della Camera di Commercio Internazionale, prevede in modo pacifico la possibilità che per effetto di oscillazioni che siano intervenute in esito all'applicazione della policy di transfer price, sia certamente dovuto un maggior dazio laddove quell'oscillazione sia stata in aumento, o sia certamente riconosciuto un rimborso laddove questa oscillazione abbia visto un decremento dei valori dichiarati. Così anche il Canada, il quale prevede certamente una simmetria, auspicata peraltro dall'OMD, nel trattare tanto gli incrementi quanto i decrementi, quindi con un pagamento di un maggior dazio o con il riconoscimento di un rimborso. Allo stesso modo, ma su questo ci torneremo in modo un po' più dettagliato, gli Stati Uniti, i quali hanno proposto una formula che in estrema sintesi, ancora una volta, chiede che la transfer pricing policy sia stata definita con data certa ed anteriore alle operazioni per le quali si voglia chiedere poi un aggiustamento e che quegli elementi di valore che vengono presi in dogana siano poi anche coerenti ai fini della fiscalità diretta. Dunque vedete, paesi che consentono tutti quanti non unionali di come dire, far rilevare immediatamente l'oscillazione doganale è di ottenerne un vantaggio sia per neutralizzare ogni potenziale sanzione, sia anche per ottenere un rimborso. Lo vedete anche il Regno Unito e attenzione, come dire, la notizia che il Regno Unito disponga di una formula di questo genere, non sarebbe tale se non fosse che questa è stata adottata, lo vedete, nel 2013, quindi quando il Regno Unito era a tutti gli effetti paese membro, con ciò generando a suo tempo anche una sorta di, come dire, anomalia, perché mentre era pacifico dal 2013, lo è tutt'oggi, lo sarà ancora di più per effetto dell'accordo che abbiamo intrattenuto, che abbiamo avviato dal 1 gennaio di quest'anno, sedersi con HMRC, con l'autorità doganale di Sua Maestà, e regolare come si possa gestire il transfer price in quel territorio, bene, era sorprendente che questo avvenisse in modo diverso da come non fosse fatto invece in alcuni paesi unionali, con ciò generando di fatto una discriminazione, perché tutti i cittadini unionali devono poter gestire parimenti ogni tipo di rapporto doganale. E questo certamente però ha creato un caso sul quale, si sono, come dire, al quale si sono ispirati moltissimi paesi dell'Unione Europea. E che in realtà adesso consentono, come anche in Italia, di confrontarsi con l'autorità doganale, di poter trovare una soluzione che consenta appunto di poter ottenere soddisfazione dalle oscillazioni che siano intervenute in un secondo momento. Vediamo cosa hanno detto adesso i giudici su questi temi, sia in Italia che in Unione Europea, e lascio la parola alla collega Rora Marrocco.
Grazie Massimo, rimango senza video perché sto avendo io oggi qualche problema e qualche difficoltà tecnica con la linea, quindi per non appesantirla. Nel frattempo andiamo a vedere cosa ci ha detto la giurisprudenza nazionale e comunitaria circa la riconducibilità ai rapporti doganali dei TP adjustment. Infatti, come ci raccontava Massimo, nelle dinamiche dei rapporti internazionali la valorizzazione di transazioni infragruppo ha sempre avuto un'assoluta rilevanza che tuttavia acquisisce ulteriori complicazioni laddove si profili anche un'obbligazione doganale. Tradizionalmente la sensibilità dei grandi gruppi multinazionali si è principalmente riferita all'area della fiscalità diretta, senza tuttavia considerare o tenendone in considerazione solamente marginale l'impatto che questi aggiustamenti avessero ai fini del valore dichiarato in dogana. Nella prassi, infatti, quello che veniva fatto era predisporre il modello che descrive il metodo di transfer policy di gruppo e ogni aggiustamento di valore che intervenisse a fine anno o periodicamente non veniva mai riconciliato ai fini doganali, limitandosi le consociate a fare una riconciliazione, diciamo, ai fini della quadratura fiscale con note di credito o di debito che acquisivano principalmente una rilevanza esclusivamente agli effetti dell'IVA. Il risultato era che a consuntivo era evidente uno scollamento tra il valore effettivo della transazione ottenuto a seguito dell'applicazione della policy di TP e il valore dichiarato in un momento precedente in sede di accertamento doganale. Quindi, laddove l'aggiustamento fosse stato al ribasso, in realtà la società avrebbe dovuto pagare un dazio su un valore doganale più alto e nel caso opposto, invece, l'importo sul quale era stato liquidato il dazio, sarebbe stato più basso dell'effettivo prezzo pagato. In realtà, in entrambi i casi esiste la possibilità, come abbiamo visto, di riconciliare i valori mediante uno specifico strumento che è quello della revisione dell'accertamento. Questo strumento consente di recuperare i maggiori dazi indebitamente pagati sul valore originariamente dichiarato o di limitare il maggior debito sopravvenuto alla sola fiscalità doganale, senza scontare in ogni caso alcuna sanzione laddove la revisione dell'accertamento venga fatta a distanza di parte. Sul tema è intervenuta ormai da diversi anni una decisione che, diciamo, rappresenta una pietra miliare nella giurisprudenza riferita al valore doganale di TP adjustment, una de decisione della Suprema Corte che ha in qualche misura posto delle condizioni alla fruibilità della revisione su istanza di parte in caso di policy di TP e aggiustamenti a questa riferiti. In particolare parliamo della sentenza numero se se 7716 del 2013, nella quale la Corte di Cassazione ha stabilito che non si può procedere alla revisione dell'accertamento doganale definitivo, né può essere accolta la conseguente domanda di rimborso relativa ai dazi già assolti all'importazione proposta dalla società ricorrente, a seguito in quel caso della stipula di un contratto di transfer price dalla quale era conseguita una riduzione del prezzo delle merci importate. Diciamo che la fattispecie è abbastanza peculiare. Andiamo a vedere quindi quali fossero le condizioni nelle quali la Corte di Cassazione ha ritenuto non applicabile la revisione dell'accertamento. La disputa concerneva delle dichiarazioni di importazioni di autovetture provenienti dalla Corea che erano state cedute dalla casa madre coreana alla società ricorrente residente in Italia. In esito ad un contratto di transfer price che era stato sottoscritto successivamente alle importazioni, ma avente, come spesso accade, efficacia retroattiva, le parti avevano stabilito di riconsiderare con cadenza trimestrale il valore delle merci importate. Ebbene, per effetto di quell'accordo, la casa madre aveva emesso delle note di credito con le quali aveva rettificato in diminuzione l'intero importo già fatturato alla società italiana. Proprio in ragione di questo, la società importatrice aveva poi presentato istanza di revisione dell'accertamento sulle dichiarazioni doganali di importazioni già presentate, chiedendo al contempo, in quel caso, il rimborso dei maggiori dazi pagati sul valore delle merci originariamente dichiarato in dogana.
La Cassazione, nell'analizzare il caso di specie, ripercorre ovviamente la disciplina sul valore, rammentando che in linea generale il valore in dogana delle merci deve essere quello relativo al valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare. Nel caso specifico in cui compratore e venditore siano legati, il valore della transazione deve essere accettabile anche ai fini doganali. Questo significa che i rapporti tra le parti non devono aver influito ovviamente sul prezzo. Che cosa succede quando si fa una revisione dell'accertamento? Ebbene, questa può prevedere una rettifica dell'accertamento doganale, quindi dei dati inseriti nella dichiarazione doganale di importazione a suo tempo presentata, laddove emergano inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento. Questa revisione può essere eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte. Ecco, secondo la Cassazione, in quel caso di specie, la revisione dell'accertamento non poteva che essere effettuata solo ed esclusivamente sulla scorta degli elementi posti a base e fondamento dell'accertamento iniziale e non sulla base di elementi successivi. Riferisce la Cassazione che di contro, nella fattispecie analizzata, non poteva essere effettuata una vera e propria revisione dell'accertamento, perché in realtà le rettifiche della dichiarazione doganale presentata a suo tempo richiedevano ed erano dovute in realtà ad una scelta contrattuale delle parti effettuata in data successiva alla presentazione della dichiarazione doganale di importazione e quindi non poteva rientrare in quelle ipotesi di inesattezza, omissione o errori a cui in realtà fa riferimento la revisione dell'accertamento. La Cassazione infatti ricorda come il presupposto essenziale è costituito dal fatto che dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti. Secondo la Corte, non possono rientrare nell'ambito di tale definizione di elementi esatti e incompleti, appunto delle scelte riconducibili ad una volontà delle parti e quindi non in realtà riconducibili ad una omissione o un errore involontario. Per tale motivo, la Cassazione richiamava anche, diciamo, con riferimento alla disciplina relativa al rimborso dei dazi all'importazione, il fatto che il pagamento del rimborso fosse possibile laddove, i dazi corrisposti non erano legalmente dovuti a suo tempo, al momento in cui erano stati contabilizzati sulla base dei dati espressi nella dichiarazione doganale. Ebbene, ancora una volta, anche con riferimento a questo aspetto, la Corte di legittimità chiariva come non fosse riconducibile la circostanza ad un errore dell'interessato, ma in realtà ad una scelta che quindi non potesse essere giustificata né la revisione dell'accertamento né analogamente la richiesta di rimborso presentata alla società. Ebbene, in questa sentenza, diciamo, assolutamente dobbiamo individuare quali sono i tratti identificativi della fattispecie. Infatti, non possiamo dire che le conclusioni a cui giunge la Corte siano effettivamente riconducibili a ogni tipo di riconciliazione di valore operata in esito a una policy transfer pricing. Vengono infatti in rilievo tre fattori principali che ci circoscrivono la fattispecie analizzata dai supremi giudici. Innanzitutto, bisogna rilevare come l'accordo intercompany in questo caso sia intervenuto solo in data successiva all'effettuazione delle operazioni di importazione. Infatti, la policy transfer pricing, se ricordiamo, come avevo detto all'inizio, era stata sottoscritta solo successivamente alle importazioni effettuate e aveva avuto una rilevanza retroattiva. È evidente quindi che in questo caso le circostanze proprie della vendita operata all'atto dell'importazione non fossero effettivamente quelle poi riscontrate in un momento successivo, ma questi non potevano essere qualificati come dei dati inesatti o incompleti al tempo dell'importazione, ma in effetti si trattava di nuovi elementi introdotti per la riconsiderazione dei valori dovuti alla scelta delle parti, appunto, di operare secondo la nuova policy ITP.
Peraltro, il metodo di transfer pricing adottato in quella specifica fattispecie non era uno dei metodi tradizionali, bensì uno di quei metodi alternativi, il cosiddetto profit split, che è collegato principalmente alla ripartizione degli utili e non alla valorizzazione delle merci, come che rappresenta in realtà un aspetto meramente strumentale per l'appunto volto al fine ultimo della realizzazione del margine condiviso all'interno della policy di gruppo. Per questo motivo, diciamo che sicuramente si trattava di una fattispecie del tutto peculiare che si andava ad allontanare dal valore di transazione del bene presentato all'atto dell'importazione. Per di più, nella fattispecie era stata effettuata una revisione cumulativa, infatti era stata presentata una sola nota di credito, addirittura per un periodo di 4 anni che si riferiva al periodo tra il 2000, l'anno 2000 e l'anno 2004. Quindi non era possibile dare dignità doganale ovviamente a un TP agreement laddove questo fosse stato sottoscritto successivamente alle operazioni doganali di importazione, avesse fatto riferimento a un criterio che si allontana dal valore del singolo bene presentato all'atto dell'importazione, ma ovviamente è riferito principalmente a un metodo reddituale di realizzazione di un margine, e per di più la richiesta di revisione non era stata fatta operazione per operazione, distinguendo quindi il valore riferito al singolo bene, ma era stata intesa in maniera cumulativa. Queste, diciamo, le peculiarità della sentenza di Cassazione dell'anno 2013, che, diciamo, poco si allontana in realtà dalla famosissima sentenza Hamamatsu, che è più recente, è del 20 dicembre 2017 ed è stata invece pubblicata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Diciamo che la fattispecie è molto simile a quella analizzata dalla Corte di Cassazione perché prende avvio da una domanda di rimborso dei dazi che era stata presentata dalla società Hamamatsu, filiale tedesca dell'omonimo gruppo giapponese. La Hamamatsu aveva sottoscritto un accordo preventivo, un vero e proprio APA, quindi presentato anche all'attenzione dell'amministrazione finanziaria locale, per definire i prezzi di trasferimento con l'amministrazione finanziaria tedesca e adottando anche in quella ipotesi un metodo reddituale, diciamo, di policy di gruppo, ancora una volta il profit split. Anche in questo caso, che cosa aveva fatto la società? Aveva chiesto un rimborso dei dazi doganali corrisposti all'atto dell'importazione, poiché a seguito della policy di transfer pricing di gruppo si erano generate delle note di credito che quindi avevano diminuito il valore a suo tempo dichiarato all'atto dell'importazione in dogana. Anche in quel caso, diciamo, la domanda che era stata posta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea atteneva alla possibilità di indicare come valore in dogana di utilizzare un criterio di ripartizione facendo riferimento a un prezzo di trasferimento costituito da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e poi da un adeguamento forfettario compiuto successivamente dopo la fine del periodo di fatturazione. Che cosa succede in questo caso? Diciamo che la Corte di Giustizia segue ovviamente in maniera piuttosto simile a quanto ha fatto la Corte di Cassazione le linee del valore in dogana, ripercorrendone la disciplina, rammentando quindi che il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale della merce importata, ovviamente considerando tutti i fattori economicamente rilevanti a questo riferito, rammentando che deve essere determinato sulla base del valore di transazione e ricordando agli operatori che in realtà in casi come questi probabilmente non si può fare riferimento al valore di transazione richiamando a suo tempo vigente articolo 29 del codice doganale e richiedendo che in questi casi venisse utilizzato un metodo alternativo previsto dagli articoli successivi del codice doganale. In sostanza, anche in questo caso la Corte di Giustizia dice che un valore di transazione non può essere influenzato in questa fattispecie da un adeguamento forfetario.
Che cosa succede anche qui? Non può non rammentarsi che la transfer pricing di gruppo faceva riferimento appunto a un metodo reddituale, ancora una volta quello del profit split, che quindi questo di molto si allontanava ovviamente dal valore economico reale del bene presentato in dogana. Ciò non toglie che sia possibile in realtà presentare la policy di gruppo alla dogana facendone oggetto di un'apposita istanza di interpello per far sì che venga valutata rilevante o meno agli effetti eminentemente doganali la transfer pricing policy adottata dalle multinazionali. In questo senso diciamo che secondo noi assume un aspetto dirimente anche il trattamento IVA che si riserva ovviamente alle rettifiche, alle note di credito e debito che vengono, attraverso le quali vengono gestiti i TP adjustment derivanti dalla policy TP di gruppo. A questo riguardo rammentiamo che la Commissione europea è intervenuta già con un working paper del Comitato IVA del 2017, a cui ha fatto seguito e diciamo, si è espresso in maniera analoga anche un intervento del VT Expert Group del 18 aprile 2018, nel quale sostanzialmente quello che si dice è che affinché ci siano delle implicazioni IVA, per i TP adjustment è necessario che vi sia non solo una cessione a titolo oneroso, ma anche che l'aggiustamento stesso che si sta appunto portando a termine sia direttamente collegato alla cessione originaria. Motivo per cui la rilevanza agli effetti dell'IVA dei TP adjustment dovrebbe essere valutato caso per caso. In questo senso l'intervento del VT Expert Group sembra dire che sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia si deve sostenere che le rettifiche dei prezzi di trasferimento non soddisfano in linea generale l'esistenza di un collegamento diretto con l'operazione originaria. Infatti, in assenza di questo link, il VT Expert Group sostiene che gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento non determinino ovviamente una nuova transazione imponibile, né riescano poi a regolare effettivamente una transazione passata. In realtà, diciamo, in questo contesto comunitario si è poi inserita più di recente anche l'Agenzia delle Entrate, che nell'interpello numero 60 del 2018 ha sostanzialmente detto in maniera più raffinata e ha espresso lo stesso principio, ribadendo che non hanno rilevanza gli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quegli aggiustamenti che non presentino un legame diretto con le prestazioni di servizio e le cessioni di beni regolate dagli specifici accordi in questione. In particolare, nell'interpello, che cosa dice l'Agenzia delle Entrate? Rammenta quali siano le condizioni affinché gli adjustment incidano sulla determinazione a base imponibile IVA, ricordando che sono tre fondamentali gli elementi da verificare. Innanzitutto che vi sia un corrispettivo, ossia una regolazione monetaria o in natura per tale aggiustamento, che in realtà questo aggiustamento individui le cessioni di beni, ovvero le forniture di servizi a cui il corrispettivo originario si riferisca, e che sia dunque presente un legame diretto tra le cessioni di beni e le forniture di servizi e il relativo corrispettivo. Quindi, quello che possiamo dire sintetizzando diciamo, la cronistoria della giurisprudenza sia unionale che nazionale sul tema, che quello che va fatto ovviamente è un'analisi case by case, che parte probabilmente da un'analisi, diciamo, del metodo di DP adottato da parte del gruppo, che quindi ovviamente quando individua tendenzialmente un metodo reddituale si allontana dalla valorizzazione del singolo bene. Sulla base di questa premessa va fatta poi una valutazione sia agli effetti dell'IVA che ai fini doganali per verificarne la sua rilevanza anche ai fini della fiscalità indiretta e molto probabilmente valutando in maniera condivisa con gli uffici preposti, se questi aggiustamenti debbano essere, di questi aggiustamenti si debba tenere conto anche gli effetti dell'IVA e gli effetti doganali.
Massimo, ti ripasso la parola per chiudere, diciamo, con la soluzione statunitense che può essere di supporto. Vediamo cosa hanno fatto in estrema sintesi gli Stati Uniti, ma soprattutto vediamo cosa si può fare nel nostro paese in questa conclusione rispetto a come riportare il transfer pricing in dogana. Tra l'altro, avete visto che la Cassazione ha contestato, tra le altre cose, l'adozione da parte della società, e la società di specie era la Daewoo, una unica nota ricapitolativa, cioè si contestava il fatto che il maggiore, anzi il minor valore del decremento, fosse stato proposto con un'unica nota di variazione. Bene, tra le proposte della Camera di Commercio Internazionale riprese dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane, c'è cioè proprio quello di consentire agli operatori, prescindendo da un intervento bolletta per bolletta, di fare riferimento al totale annuale e di proporre con un'unica nota di variazione quale sia stata l'oscillazione. Ed è comprensibile che in questo modo si risolve una riconciliazione di valore in dogana con una sola operazione, una nota di variazione più 1 milione, meno 1 milione rispetto, non so, alle importazioni dagli Stati Uniti piuttosto che alle importazioni e alle esportazioni verso l'Australia, per risolvere il problema dell'incoerenza tra valore reale e valore dichiarato. Tra l'altro, faccio riferimento ad alcune domande che sono arrivate poco fa in chat, che chiedevano cosa accade in esportazione e come ci si debba porre rispetto ad oscillazioni che si riflettano sui valori dichiarati all'esportazione verso paesi non unionali. Ebbene, il tema si pone alla stessa stregua, forse anche in modo più preoccupante, perché esiste una norma, ed è l'articolo 7,5 del decreto legislativo 471 del 97, che punisce la circostanza nella quale il valore reale dichiarato in esportazione differisca dal valore riportato in atti. Questo riporta ad una sanzione per la quale verrebbe applicata la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni fossero stati ceduti nel territorio dello Stato. Dunque, si considererebbe, laddove venisse rilevata una difformità tra valore dichiarato e valore reale, quell'operazione come effettuata nel territorio dello Stato. Quindi verrebbe neutralizzata, verrebbe, come dire, non riconosciuta la non imponibilità e si applicherebbe una sanzione dal 100 al 200% dell'IVA applicabile a quella transazione. Capite che è una potenziale passività estremamente rilevante. È proprio in questa circostanza, anche in questa circostanza, che l'accordo, o come dire, la modalità che abbiamo già convenuto con l'autorità doganale, è stata risolutiva. Perché per quella ipotesi di cui vi parlavo, di un'azienda che ha 130-140 mila operazioni in esportazione, abbiamo convenuto la possibilità di segnalare all'autorità doganale quale fosse stato il delta sull'anno riferito alle diverse esportazioni, dando, come dire, delle indicazioni paese. Totale esportato verso Stati Uniti 50 milioni, differenza più 2 meno 2 milioni. Questo importo viene comunicato all'autorità centrale doganale italiana, in modo che sappia che è intervenuta un'oscillazione, ma non obbliga l'accordo che è stato raggiunto la società ad effettuare alcuna revisione dell'accertamento. Qual è il vantaggio? Il primo, che non c'è alcun appesantimento amministrativo perché non sarà costretta la società a fare alcuna revisione. Il secondo, quello per il quale gli uffici locali coinvolti, laddove rilevino la incoerenza tra il valore dichiarato in esportazione e quello reale, frutto dell'oscillazione intervenuta per effetto della policy, non potrebbero e non potranno contestare alcuna sanzione come quella che ricordavo, l'articolo 7,5, perché l'autorità doganale è già stata resa edotta di questa oscillazione ed ha concesso il fatto che non si debba ricorrere alla revisione dell'accertamento. Ma poi c'è un terzo vantaggio, che è poi il motivo fondamentale per il quale si è giunti a questo accordo. La società, come mille altre, esportando, ha parimenti e simmetricamente operazioni di importazione nei mercati di destinazione. Ebbene, se, come nel caso che ci ha occupato, interviene un decremento di valore sulle 130 mila operazioni,
vuol dire che a destino il valore dichiarato è più basso. E allora ha diritto quella società in tutti i paesi nel mondo in cui verrà spesa questa diminuzione, avrà diritto di chiedere il rimborso sugli stessi principi che ci siamo appena detto. Ovviamente, avendo già informato l'autorità del paese di destinazione prima delle operazioni per le quali si vorrà operare la riconciliazione, si avrebbe applicato la transfer pricing policy. Allora, qual è il senso di limitare l'adempimento in Italia in esportazione alla mera comunicazione all'autorità doganale? Il senso è di dare sostanza alla richiesta di rimborso che si farà, non so, negli Stati Uniti. Perché cosa avviene? Se la società va in dogana negli Stati Uniti e dice: io ho esportato una certa quantità di materiale e ho dichiarato 1 milione di euro in importazione. In realtà il milione è diventato 900.000. Restituiscimi, autorità doganale statunitense, il dazio che ti ho pagato in queste operazioni. L'autorità doganale statunitense potrebbe, ne ha facoltà come qualunque altra autorità, attivare il sistema della mutua assistenza amministrativa, con ciò chiedendo all'autorità del paese di esportazione di confermare se in atti quell'autorità ha evidenza dell'avvenuta diminuzione di valore. Se la dogana di partenza non sa di cosa stiamo parlando, potrebbe non confermare il fatto che sia stata rilevata una formale diminuzione di valore e potrebbe dire: cara dogana statunitense, il nostro valore dichiarato è rimasto tale, quindi la società ti sta chiedendo una cosa che in realtà non si è mai verificata. Ed ecco il concetto di simmetria. Se si va a chiedere un rimborso a destino, non si può trascurare il fatto di aver formalmente rappresentato in uscita dal paese di esportazione che quel valore ha subito modifiche. La soluzione, vi ripeto, che abbiamo trovato nel nostro paese è quello di limitare la rilevazione di questa oscillazione ad una mera notifica all'autorità doganale, senza l'obbligo di effettuare alcuna revisione dell'accertamento. E questo ovviamente vuol dire risparmiare tempo, denaro ed avere come dire, il diritto di presentare una richiesta di rimborso ovunque nel mondo. Vediamo qual è la soluzione statunitense, che dicevo è interessante perché rappresenta un benchmark. Intanto non vi sfugga la data 2012, praticamente coeva della posizione assunta dalla Camera di Commercio Internazionale. Sostanzialmente gli Stati Uniti dicono, come dicevamo e abbiamo più volte ripetuto, che è necessario avere un accordo che si intercompany, che sia precedente alle operazioni, che quei valori siano coerenti con la fiscalità diretta, che non ci siano, come dire, delle circostanze oggettive o soggettive che possano inibire il raggiungimento di un accordo, magari il soggetto sia stato inciso da contestazioni doganali in passato e quindi non sia un soggetto affidabile. E dunque, premessa questa situazione, tutto è possibile. Io posso tranquillamente fermarmi in dogana e dire: cara dogana, negli Stati Uniti voglio un rimborso del dazio che ti ho indebitamente pagato. Attenzione, qui va considerato anche quel pezzo che raccontavo poco fa, che deve essere simmetrico. Nella dogana di esportazione deve essere stata formalizzata la determinazione a voler rivedere i valori a destino degli Stati Uniti, perché laddove gli Stati Uniti vogliano chiedere conto della effettività di questa oscillazione, la dogana di partenza, dal nostro punto di vista, quella italiana, sia in grado di dire: sì, ti confermo, la società mi ha notificato che ha esportato 50 milioni e che ha un delta negativo di 10, per il quale ha già segnalato l'intenzione di ricorrere ad una riconsiderazione dei valori. In Italia, e ci avviamo alla conclusione, in realtà un passo formale è stato fatto, passo formale che non è esattamente ciò che vi ho appena raccontato, perché ciò che vi ho raccontato a data 2019, è diciamo l'accordo di notifica e di non ricorso alla revisione dell'accertamento. Questa circolare è del 2015 ed è un po' rigida, però intanto batte un colpo. Nasce, qui diciamo la posso raccontare perché si era creata in ambito IFA, durante una conferenza nella quale si parlava proprio della contiguità tra valore doganale e transfer pricing policy, un'occasione irripetibile. Mi ero trovato con due rappresentanti, un rappresentante dell'agenzia delle dogane e un rappresentante dell'agenzia delle entrate, e discutevamo con la platea di come poter far colloquiare le due diverse prospettive.
L'idea è stata, il suggerimento è stato perché non trovate una sintesi tra le due diverse amministrazioni? Ebbene, fu creato un gruppo di lavoro sulla base di questa, diciamo, condivisione tra le due diverse amministrazioni che alla fine ha generato la circolare che vedete a video, la quale è rimasta legata ad alcuni parametri rigidi del diritto doganale. Intanto certamente riconosce la spendibilità del transfer pricing in dogana e suggerisce agli operatori la possibilità di percorrere due strade principali, poi quella che abbiamo raccontato poco fa è una ulteriore alternativa. Le strade principali sono quelle di poter ricorrere o alla dichiarazione incompleta, e cioè laddove una società non sappia quale sarà l'oscillazione che certamente potrà avere nell'anno, dica alla dogana sostanzialmente di fare una dichiarazione che resta aperta. Cara dogana, ti do un valore provvisionale 100 e ci vediamo a fine anno, ti dirò se quel 100 è diventato 110 o 90. Oppure, laddove si abbia la certezza che l'oscillazione possa essere solo in aumento, si può utilizzare il metodo del forfait, che oggi è previsto dall'articolo 73 del codice doganale unionale, per il quale si dice: cara dogana, io so che al valore 100 ci sarà un incremento dovuto alla transfer pricing policy a fine anno. Anziché aspettare fine anno, conveniamo un X percentuale che aggiungo subito all'importazione, e dunque chi ha dato ha dato, e chi ha avuto ha avuto, fatta la dichiarazione doganale che avrà 100 più 3 di forfè, nessuno dovrà più chiedere conto ad altri, e così è chiusa la dichiarazione doganale. Sono queste, diciamo, due opportunità che sono concesse dalla circolare che, come vedete, ripercorre quello che abbiamo già visto fare dagli Stati Uniti, e cioè l'esigenza che esista un accordo intercompany precedente alle operazioni, il fatto che sia edotta la dogana sulle modalità attraverso le quali si vuole far riconciliare questo valore. Voglio ripetere che l'impiego della dichiarazione incompleta o della dichiarazione, qui poi c'è una, ovviamente vi segnalo una integrazione fatta nel 2017 sulla circolare per effetto della entrata in vigore del codice doganale unionale, però voglio dire che le due soluzioni hanno delle complessità. Intanto non tengono conto dei suggerimenti della Camera di Commercio Internazionale, perché non consentirebbero né la dichiarazione incompleta né la dichiarazione a forfè di come dire, utilizzare un'unica nota di variazione, ma si riferirebbero sempre alla singola operazione per la quale viene fatta la dichiarazione doganale. Ebbene, quindi qual è il suggerimento? Vista l'apertura fatta dall'autorità doganale in atti con la circolare del 2015 aggiornata nel 2017, vista l'esistenza dei due criteri, dichiarazione incompleta o metodo a forfè, rilevata come dire, l'apertura dell'autorità doganale nei fatti a condividere metodi che possono essere più vicini alle esigenze della società. E ripeto, il caso che vi ho portato ad esempio è un caso che è davvero grande come magnitudo e che ha consentito a entrambe le parti di semplificare la relazione riferita alla riconciliazione. L'approccio più adeguato è quello di sedersi con l'autorità doganale, raccontare quale sia il metodo di transfer price che è stato utilizzato sia per le importazioni che per le esportazioni, convenire una semplificazione nella rappresentazione del delta che, come vi ripeto, per precedente è ormai consolidato, può essere fatto con una sola notifica all'autorità per evitare la revisione dell'accertamento, e convenire, questo è uno step ulteriore di evoluzione, l'applicazione nel caso in cui si voglia in importazione ottenere un rimborso, la spendita del criterio dell'aliquota media ponderata, per poter avere la possibilità in importazione di recuperare il maggior dazio pagato su un importo che in realtà non doveva essere diciamo, applicato. Detto questo, e arriviamo alla conclusione, dunque serve un contratto intercompany. Una delle criticità che rileviamo spesso è che il rapporto intercompany non è affidato ad un vero e proprio contratto, quindi con data certa e la firma delle controparti che partecipano, ma è più un'istruzione, una sorta di circolare interna. Questa non è accolta dall'autorità doganale. Serve un riferimento certo che abbia dignità contrattuale e che stabilisca come viene regolata la transfer pricing policy.
Questa transfer pricing policy appunto deve essere sottoscritta in data precedente alle operazioni e ci sia stata una condivisione con l'autorità doganale. Tutto questo, se necessario, supportato da un ruling che dia conto formale all'autorità doganale di come viene regolata la riconciliazione, spendendo un'aliquota media ponderata, utilizzando una notifica in luogo di una revisione dell'accertamento, o semplicemente dando dei sezionali sui paesi dai quali o verso i quali viene fatta l'operazione doganale. Tutto questo ovviamente serve per neutralizzare ogni contestazione, per recuperare i dazi in importazione nel nostro paese, ma anche nei paesi di destinazione, perché questo tipo di attività può essere fatta come un effetto domino in tutte le diverse destinazioni, perché in tutti i paesi che aderiscono alla WCO, tranne qualche esempio particolare, tra questi cito il Giappone, è sempre possibile stabilire un criterio, risolvere come dire, l'oscillazione che interviene per effetto del transfer price con il riconoscimento della simmetria che è auspicata proprio dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane. Dunque, questo è, noi vi ringraziamo, vi segnaliamo il prossimo appuntamento che sarà su Made in Italy d'origine preferenziale. Vi invitiamo a mandarci ogni tipo di richiesta o domanda abbiate su questo tema appena affrontato e come sempre vi ringraziamo per la pazienza e per l'attenzione. A presto e buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci.